Cantare voglio la valle resistente. Ciao a tutti, io sono Nicolò, ho 22 anni e vengo da Torino. Studio all'Università di Torino, Facoltà di Storia, e in questi giorni ho partecipato al Presidio dei Mulini come tanti ragazzi da Torino e da tutto il resto d'Italia. E queste 3 settimane di presidio sono state 3 settimane intense, 3 settimane di lotte in cui abbiamo riorganizzato il presidio e abbiamo fatto lavori per conservare e per proteggere comunque un pezzo di questa valle che ha una storia lunga e importantissima e che chi cerca solo profitto vuole cercare di distruggere. E noi siamo qua tra pranzi e cene comunitarie, lavori fatti tutti insieme a cercare di proteggerlo e di mandare avanti la sua storia. E io mi sono seguito da sempre, sin da piccolino, le lotte no-TAV fatte negli anni. E in questo periodo, soprattutto dopo la pandemia, ho avuto la necessità di avvicinarmi più nel concreto e quindi sono salito più volte al presidio ai Mulini di Clarea, perché appunto sento la necessità di portare avanti questa lotta fondamentale. E mi aveva fatto molto arrabbiare, soprattutto in questi mesi di pandemia, il fatto che la privatizzazione agli ospedali e alla sanità, e quindi che ha comportato migliaia di morti per il coronavirus, e migliaia hanno perso il posto di lavoro, lo perderanno in futuro, come moltissimi studenti non riusciranno a tornare a studiare, a riscriversi all'università. E appunto mi fa arrabbiare che le priorità di questo governo siano appunto quelle delle grandi opere come il TAV, che sono, lo sappiamo ormai da anni, l'ha confermato la Corte dei Conti Europea, il sindaco di Lione, ma noi lo sosteniamo da anni, che sono grandi opere inutili e dannose sia a livello ambientale sia a livello sociale. Inoltre in questo periodo si è registrata nella valle un'enorme militarizzazione, con quasi 1200 tra militari e forze dell'ordine che sono qui a proteggere gli interessi di privati, gli interessi di pochi a discapito del beneficio di tutti quanti. E quindi io volevo fare un appello alle migliaia di giovani e alle migliaia di persone a Torino, in Piemonte, ma in tutta Italia, a partecipare a questa lotta importantissima e a seguire le iniziative che seguiranno tutta quest'estate, tra campeggi e iniziative di informazioni come assemblee e quant'altro, e a partecipare alla resistenza dei mulini. Cantare voglio la valle resistente.